Rimango molto allibito dalla discussione che è venuta fuori perché dopo 30 anni ci siamo accorti che il depuratore che è stato fatto a Mazara non è il depuratore che serviva. Dopo 30 anni ci siamo accorti che questa macchina è stata avviata con uno spreco enorme di denaro e voi mazaresi per prima sapete quello che è costato e con dei danni alla salute non indifferenti. Vero è che piuttosto che lo sversamento direttamente in mare, meglio un depuratore, ma un depuratore funzionante. Il refluo che a Mazara arriva al depuratore non è un refluo X ignoto che non, si conosceva, si sapeva anche prima, quindi non è sicuramente un problema che è nato nel momento dell'attivazione, del depuratore. Quindi probabilmente ecco, qualche piccola approssimazione da parte, di tutti, c'è stata. Probabilmente la politica, no, la chiamiamo così, ma sono i rappresentanti che noi cittadini mandiamo all'interno delle istituzioni. Anche di questa stasera forse dovrò dare qualche risposta in più, e lo dico da architetto e probabilmente tecnici un po' meno, perché qui le responsabilità sono di alto di... Ma ripeto, dai 30 anni fino ad arrivare ad oggi, questa compresa come amministrazione. Per quanto ho sentito, per quanto detto prima dal Presidente, con piacere accolgo il fatto che gli atti di questa seduta saranno trasmessi alla Procura, perché se ci sono delle responsabilità bisogna mettere dei punti fermi. Quindi è bene che qualcuno si assuma e si prenda le responsabilità da 30 anni fino al 2014, fino ad oggi. È bene pure, tra l'altro, rendere questo fatto che non è un fatto del quale vantarsi, ma per nessuno, quello che è avvenuto qui a Mazara. È mortificante, anche per noi rappresentanti. Vanno messi immediatamente, secondo me, e allertati i ministri di riferimento, cioè il ministro dell'ambiente e il ministro della salute. Vanno immediatamente avvertiti di una cosa che probabilmente, cioè non è chiara, nemmeno stasera si è capito, se queste esalazioni, se questi odori definiti in maniera differenti sono nocivi o meno. Allora, nell'incertezza noi abbiamo l'obbligo, perché l'articolo 32 della Costituzione ce lo impone a tutti i livelli. C'è un diritto della salute, non possiamo mica dimenticarlo. Quindi sarà cura, da parte del Movimento 5 Stelle, ma a nome di tutti, visto e considerato che questa sera, vediamo l'assenza, assoluta di rappresentanti a livello nazionale e di rappresentanti a livello, regionali, se non per quelli del Movimento 5 Stelle, informare il Ministro e chiedere, dopo una sintesi accurata di tutti i quesiti che sono stati fatti in maniera precisa e puntuale dai consiglieri che venivano da una parte o dall'altra, perché poi alla fine abbiamo detto, avete detto tutti quanti la stessa cosa, è inaccettabile. Accettabile che dei cittadini debbano vivere una situazione, di questo tipo, ma non per mesi, ma anche per un sol giorno. È assolutamente mortificante e inaccettabile. Per cui, ripeto, andrò a sottolineare tra l'altro anche le modalità, e verificheremo insieme, no, di come è stato dato l'appalto a questa ditta che ha gestito questa fase di avvio. Andremo a verificare anche dal punto di vista dell'autorizzazione se è legale o meno. Avviare un depuratore senza le dovute autorizzazioni, e quindi cioè, andremo realmente a capire cos'è successo, ma soprattutto sento dire che ancora ci sono dei soldi pubblici che il Comune di Mazara vuole spendere su un impianto che già è partito, nel modo più sbagliato, perché probabilmente, ripeto, forse non è al di là del costo, perché è molto più costoso un impianto sbagliato che un impianto anche di tecnologia, moderna, più costoso apparentemente, ma che funziona. Quindi andremo a verificare tutto quello che serve, anche se serve magari attraverso delle richieste di atti, ufficiali fatti a tutti i livelli. Totale disinformazione che c'è stata qui a Mazara, perché queste cose potevano essere dette una settimana prima dell'inaugurazione del depuratore. Cittadini, vedete che noi stiamo inaugurando soltanto una prima parte, vi troverete davanti a queste problematiche che saranno risolte in 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, 20 anni, quello che sarà. Quindi quella cosa andava sicuramente fatta.
C'è un'interrogazione presentata dal nostro consigliere e firmata non so da quanti altri, che è rimasta in evasa, quindi questa amministrazione ha taciuto, non ha risposto. Anche all'ARS è stata presentata un'altra interrogazione alla quale non è stata data risposta, e quindi anche il governatore Crocetta di questa cosa dovrà rispondere. Ripeto, non domani ma mercoledì sarà presentata anche al Senato della Repubblica un'interrogazione che riguarda tutto quello che è accaduto nella città di Mazara, e vedremo se a livello nazionale sapranno anche loro star zitti e rimanere indifferenti davanti ad uno spreco di denaro pubblico e davanti al rischio verso la salute dei cittadini. Grazie.